In illo tempore, con turbe e duente, in Gesù, ut audire in verde, et ipse stabat secus, stavem venerare. Et vidi tua stave stante secus stavem. Piscatore salte crescendeva, et abava prezze. Ascendens, altem in cuna nam, quaerat simonis, rogavi Deum et Deum reducere possibili. Et sedes docebam de navicula turbas. Ut cessavit altem nomine, dixit ad Simone, duc in altum, et lassate lectio, vestra in captura. Et respondens Simon, dixit divini, precepto, per tota nostrum laborantes, nihil genus, in verbo autem tua lassadorete. Et cum officisse, conclusent fici multitudine copiosa, rumpematur altem rei de oro, et aluerum socis qui erat in alienam, ut venirent et adiuvarent Deus. Et venerunt et impleverunt ambas navitunas, id aut bene emergerentur. Quod combinere simul tempus, procidit ad Genua Iesu, diligens, exiam quia omnes peccator sunt domine. Stupor eum erat, et omnes qui cum illo erant in captura picium quam cedet erat. Similiter altem Iacobum et Ioannem filios de Zebedei, qui erant socii Simonis, et agat Simonem Iesus, noli dime, exordia nomine sere scabies, et sub ductis ab terra navibus, relictis omnibus secundi sunt eius. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io valuto che le sofferenze del tempo presente non sono commisurabili alla futura gloria che si manifesterà in noi. L'ansiosa attesa del creato, infatti, anela alla manifestazione dei figli di Dio, poiché il creato fu sottoposto alla vanità, non per suo volere, bensì a causa di colui che lo sottopose, ma con la speranza che la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per giungere alla libertà della gloria dei figli di Dio. Noi sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme e soffre per le doglie del parto, e non soltanto essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo nel nostro intimo, aspettando l'adozione a figli di Dio, il riscatto del nostro corpo, in Cristo Gesù, nostro Signore. Seguito dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla si stringeva intorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, egli si era fermato sulla sponda del lago di Genezaret e vide due barche accostate alla riva. I pescatori ne erano scesi e lavavano le reti, ed egli, salito su una delle barche, quella di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra e, sedutosi, ammaestrava dalla barca le folle. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: spingete al largo e calate le vostre reti per la pesca.
gli rispose Simone. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. E avendo fatto così, presero tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero cenni ai compagni che erano nell'altra barca di venire ad aiutarli, e vennero e riempirono tanto le due barche che quasi affondavano. Vedendo questo, Simone cadde ai ginocchi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Lo stupore infatti si era impadronito di lui e di tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatta, come pure di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, compagni di Simone. Ma Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in avanti sarai pescatore di uomini. Ed essi, tirate a riva le barche, abbandonarono tutto, lo seguirono. Sia lodato Gesù Cristo. Emerge dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato una bellissima impostazione ecclesiologica, cioè su come deve essere la Chiesa. E abbiamo ascoltato che il Signore Gesù sale sulla barca di Simone, di Pietro. In questi giorni, ahimè, di barche sentiamo parlare tanto e a volte anche a sproposito, con sempre le solite mistificazioni da parte di chi, anche ahimè, membri della Chiesa, vedono in ogni occasione un'occasione buona per fare polemica e per in un certo senso creare quella guerra che è sempre nemica del bene del popolo cristiano. Tanto spesso si parla di barche, di persone che forzano posti di blocco, ma nostro Signore, quando sale sulla barca di Pietro, sale sulla barca della Chiesa. Senza Cristo non c'è la Chiesa. E questo, guardate, questa è proprio la traiettoria. Pietro fa ciò che gli dice il Cristo: sulla tua parola getterò le reti. Signore, abbiamo faticato tutta la notte. Che cosa significa? Gli sforzi umani, tutte le tensioni umane, le organizzazioni non governative, sono lavoro e fatica. Signore, abbiamo faticato tutta la notte. Non è lì che noi cristiani dobbiamo aggrapparci, non è quello, non sono le certezze di questo mondo ad essere la nostra vita. La nostra vita non sono le realtà di questa terra. Personalmente, questa notte, la mia parrocchia è stata sconvolta da una grandine che ha tempestato e distrutto tutto il paese, tutti i tetti, tutti i danni. E questa mattina, nell'omelia, dicevo, l'uomo, nonostante aumenti sempre di più le sue capacità tecnologiche, aumenti in competenze, si arricchisca di mezzi, di fronte alla potenza di Dio è niente. Noi di fronte al Signore siamo niente. Sperimentiamo la fragilità della nostra condizione umana, sperimentiamo la precarietà dell'esistenza. Basta un nulla, getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Chi resiste? Così dice il Salmo. Signore, lui che ha creato l'universo dispone della natura a suo piacimento, e non come vorrebbe qualcuno, divinizzando la natura come un'entità a sé stante, indipendente da Dio e quasi da adorare. Quello è il paganesimo. Così come adorare l'uomo, paganesimo. Gesù Cristo sale sulla barca di Pietro e Pietro dice: sulla tua parola
getterò le reti. Ecco quello che deve fare la Chiesa, obbedire al comando del Signore e non cercare strade proprie, strade mondane, perché non si va da nessuna parte. Abbiamo faticato tutta la notte. La Santa Regina ci ricorda bene quella che è l'esistenza qui terrena, una valle di lacrime. Noi cristiani sappiamo che questa valle di lacrime però è la strada per la vita eterna. Ed ecco allora, sulla tua parola getterò le reti. E ascoltando la parola del Signore, avendo Lui sulla barca, guardate, il testo dice capo, Pietro la barca era sua, ma quando sale il Signore chiama Lui capo, capisci? Anche quella barca era diventata di Dio, era diventata del Signore, era la barca di Pietro, lo sottolinea il Vangelo, ma quando si riferisce al Signore, bellissimo nel testo originale, anche nella traduzione latina, c'è questo, è proprio il capo della barca, è Cristo, è Lui il Signore, il capo, la guida, è la sua parola che ci deve guidare. Ed ecco allora che la pesca è abbondante se ci si fida di Lui. Beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. È meglio confidare nel Signore che rifugiarsi nei potenti. Bisogna confidare in Dio e non nei potenti di questo mondo, perché passa la scena di questo mondo. Ed ecco allora lo stupore si era impadronito. Ed ecco l'altra immagine, San Pietro si inginocchia, allontanati da me che sono peccatore. Ecco il riconoscimento non soltanto della fragilità dell'esistenza, della condizione umana, ma della nostra fragilità, del nostro peccato. Allontanati da me. Ma lì il Signore non si allontana e gli dice di seguirlo, perché sarebbe diventato pescatore di uomini. Ecco, il Signore ci chiede di cercare le anime, di cercare le anime. Questo dobbiamo fare come Chiesa, ed è in questo modo che la barca di Pietro, con Cristo capo, va avanti e non affonda. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Il male non prevale, la barca non affonda. Se c'è Cristo, se ci si allontana da Lui, allora si è come tutti gli altri. Ecco allora la grandezza è di questa barca che è la Chiesa, fare salire a bordo il capo, seguire la sua parola e obbedire alla sua volontà e ai suoi comandi. In questo modo si giunge al porto sicuro, in questo modo si può ottenere una grande pesca. Le reti si spezzano quasi, perché la grazia di Cristo sovrabbonda e riempie l'universo. Allora chiediamo al Signore, come l'Apostolo Pietro, e diciamo: allontanati da me che sono peccatore, sapendo che siamo davvero peccatori e bisognosi del suo perdono, ma sapendo che se Lui è sulla barca, allora non affonderemo e le porte più inferi non prevarranno. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Cecum te, Cecum Dolio Peccata Mundi. Thank you.
Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Mysterium Domini quaesum, sumpta pontifice, et suum interregnum auto, per domum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui Deo vitae trae divinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Thank you.